La Val Rosandra è un ambiente molto particolare perché abbiamo l'unico corso d'acqua in superficie nel territorio. Il torrente ha scavato nel corso del tempo questa valle profonda che ha i due versanti esposti in modo diverso al sole e al vento, alla bora. E questo fa sì che la vegetazione da una parte e dall'altra sia molto diversa. Ci sono specie vegetali di tipo subalpino e dall'altra invece specie di tipo mediterraneo, qua siamo vicini al mare. Qui in Val Rosandra ci sono moltissimi sentieri che si possono percorrere per scoprire la valle. Quello che consiglio, soprattutto a chi non c'è mai stato, è il percorso di fondovalle, che inizia qui vicino al torrente, poi si innalza e regala una vista su tutto il canyon, su tutta la gola. E arriva fino al paese di Botazzo, proprio fino a quello che era un tempo il vecchio confine. Chi poi desidera avventurarsi un po' di più oltre, scoprire anche quello che c'è dietro al confine, dietro il paese di Botazzo, si può proseguire seguendo il torrente nella parte appunto slovena. La Val Rosandra è sempre stata una via di collegamento tra il mare e l'entroterra e la zona è sempre stata abitata dall'uomo fin dai tempi più antichi, quindi dalla preistoria ai castellieri, agli antichi romani di cui si vedono ancora i resti dell'acquedotto. Luoghi da dove fermarsi sicuramente sono le pozze lungo il torrente, quindi si può prendere un po' di fresco lungo il corso d'acqua e sicuramente spettacolare la vista della cascata che si apre arrivando nel sentiero di fondovalle.